Ragusa e Messina non si fanno male, i peloritani conquistano un punto che a poco nulla serve per la promozione che è rimandata di una settimana, quando il Messina giocherà in casa contro la Nissa e il Ragusa racimola un punticino che sarà utile forse per la salvezza. In un Aldo Campo nel quale si gioca praticamente senza pubblico perché la gara è stata giocata a porte chiuse, le occasioni più pericolose della partita arrivano tutte nel secondo tempo, al sesto l'occasione più pericolosa della partita quando Corona riceve in area di rigore spalla alla porta, la conclusione viene deviata in angolo da Ferla che si supera anche tre minuti dopo sugli sviluppi di un calcio di punizione respingendo con i piedi, risponde il Ragusa all'undicesimo con Dalì sul quale bravo il mago Marsini a smanacciare in angolo, al quindicesimo invece ancora grande occasione per il Ragusa con Foderaro che fa tutto bene in area ma ritarda troppo la battuta, poi tre minuti dopo Buonarrigo per l'incrocio dei palle. L'impressione ad ogni modo è che le due squadre lavorino molto a centrocampo senza farsi male a vicenda, alla fine escono tutti abbracciati per gli spogliatoi, finisce 0-0, è tutto rimandato alla prossima settimana. C'è ancora l'ultima partita, andiamo a Cosenza, è come dire, una squadra che ha fatto un ottimo campionato. Per noi, ripeto, qualche punticino servirà per consolidare la nostra classifica. Abbiamo gestito la partita in maniera importante. Per quanto riguarda il Ragusa, io devo dire che all'andata mi ha impressionato come squadra. Ha fatto abbastanza bene lì a San Filippo e sinceramente non credevo che a questo punto si trovasse in questa situazione di classifica.